And I'll build you a home in the meadow. Come, come, there's a wondrous land for the hopeful heart and the willing hand. Come, come, there's a wondrous land where I'll build you a home. The stars, oh how bright they'll shine on a world the Lord himself. E il colpo di pistola, gli avvenimenti si susseguono, danno il via alla gara di 1000 metri, la gara più importante, il tentativo di Andrea Benvenuti di primato italiano da battere il 2:16:09 di Arese. Preghiamo Monetti di controllare l'alto perché abbiamo anche Antonella Bevilacqua sul primato personale. Allora, le lepri, Stefano Parma, l'avete già al lavoro, deve portare ai 400 Andrea Benvenuti, che vedete in terza posizione in 55 secondi, ai 600 in 1:22:05, agli 800 in 1:50, poi la seconda lepre sarà il polacco Richard Ostrowski. Ecco Parma, ci avviciniamo ai 400, Antonella Bevilacqua, bravissimo Gambuti, forza Antonella, il primato personale lì, non ce la fa il primo tentativo. Altre due prove per Antonella Bevilacqua, che in fatto di popolarità a Foggia sta insidiando la squadra di calcio diretta da Zeman. Sempre Parma al comando, passaggio ai 400, passaggio veloce di 54,5, quindi in vantaggio sulla tabella ipotizzata di 55. Sempre Stefano Parma, atleta della SNAM Gambetano, che fa il ritmo, poi cederà il testimone a Ostrowski. Siamo in vantaggio sulla tabella, ottimo, ottimo il treno di Parma. Benvenuti è lì, incollato a Ostrowski, attenzione, prossimo passaggio 1:22:05. Il passaggio di 1:22, passaggio ufficioso, siamo in tabella per il primato. Mezzo secondo di vantaggio sul primato, ora toccherà a Ostrowski trainare Benvenuti agli 800 che devono passare in 1:50. Attenzione, 10 secondi al rilevamento teorico sugli 800. Siamo vicini, dovremmo essere in vantaggio e poi Benvenuti 1:48:70. Allora tocca adesso Benvenuti, ultimi 200 in meno di 27 secondi per battere il primato di Arese targato 1960-70. Due primi, 16:09. Benvenuti, un altro impegno, migliore prestazione italiana dei 1000 metri. Benvenuti, dietro lui Giona Birrera, attenzione, 2:15:77, primato italiano, cancellato il grandissimo Franco Arese, il capofila del mezzofondo italiano.